Ma in definitiva, come sono arrivata su YouTube? E perché i viaggi imbranati in viaggio? Ma poi i daily vlog? Ciao imbranati in viaggio, il daily vlog di ieri mi ha fatto riflettere moltissimo. Ho pensato a tutti gli avvenimenti che sono capitati nella mia vita per farmi arrivare qui, ora, davanti a questa telecamera. È ovvio che in 2, 3, 4 minuti al massimo non riuscirò a raccontare tutto questo e quindi ho deciso di fare una serie di capitoli. Capitolo 1. Tutto è iniziato da... questa. È stata la prima fotocamera che mi sono comprata, una punta e scatta. Questa fotocamerina è diventata da subito la mia compagna inseparabile di ogni avventura. Posti abbandonati, concerti, luna park, viaggi, piccolina, maneggevole. E poi nella sua custodia era praticamente un ingombro minimo. Se non sbaglio correva l'anno 2007-2008. L'acquisto di una punta e scatta era un passaggio obbligatorio per chiunque in quegli anni, perché non avevamo cellulari come quelli di adesso che fanno foto e video bellissimi e quindi dovevamo in qualche modo immortalare i nostri momenti. Ora, non so se ero io che guadagnavo meglio all'epoca o se le cose costavano meno, ma questa telecamerina qua l'ho fatta mia per 100 euro poco più. E nonostante costasse così poco, aveva già tantissime funzioni dentro. Alcune di queste funzioni erano preimpostate come cibo, ritratto e paesaggio. Ma nella modalità di scatto si trovavano molte impostazioni come il formato d'immagine, il bilanciamento del bianco, la sequenza di scatto, la sensibilità agli ISO, una correzione di colore approssimativa, il modo di area di messa a fuoco. Le opzioni per ogni singola voce del menu erano infinite. Ma incuriosito sono stati proprio il bilanciamento del bianco, dove c'era l'opzione premisurazione manuale, e la sensibilità ISO, dove si aveva una vasta scelta. Ma non capivo e non sapevo assolutamente cosa fossero e come funzionassero, però ero molto curiosa. Così ho iniziato a sperimentare e in una delle foto notturne con degli ISO sparati a manetta e un rumore allucinante ho capito che dovevo fare il mio primo acquisto. Questo, un cavalletto. Tra l'altro cavalletto della Lidl, che soddisfazione. Ho incominciato ad usare questa piccola amica in manuale e a ricavare degli scatti per l'epoca abbastanza belli. E da lì è incominciata la mia passione per la fotografia. Ma incominciavo anche a rendermi conto che questa piccola macchinetta incominciava a diventare un po' limitata, ahimè. E i budget dell'epoca, anche se ancora ho il dubbio se ero io a guadagnare bene o se erano le cose a costare troppo, non mi permettevano di certo di comprare la mitica reflex. Avevo solo un'occasione per poter comprare quella macchina fotografica ed era la mia laurea, ma di questo ve ne parlo domani.